Allora, c'ho una luce rossa in faccia. Oddio, così è pure peggio. Ecco, ma insomma, vabbè. Comunque, ragazzi, che bello. Ah, che bello. Che bello poter dire. Che bello poter dire di aver concluso la pratica. Era l'unica cosa che mi interessava, concludere la pratica. Poi tutto il resto non me ne fregava niente. Non mi importava nulla. Non mi interessava come. Non mi interessava perché. Mi interessava concludere la pratica. Partita stranissima. Tra l'altro, voglio ringraziare dei ragazzi che all'ultimo evento mi hanno regalato sta sciarpa. Me la sono portata anche allo stadio. Adesso sono nella lounge dello stadio. E ho detto, perché non andare a fare due chiacchiere e parlare di Roma-Genova? C'è un macello assurdo in questo, c'era nessuno, non c'era un'anima, c'è un macello pazzesco. Però ragazzi, siamo sesti, che cioè, non c'è un cazzo da festeggiare perché siamo sesti. C'è niente, perché siamo sesti e vivi, no, però va bene così, per come le cose si erano messe, bisognava ricevere, arrivare al massimo risultato. Con il minimo sforzo non era importante, minimo sforzo, massimo sforzo, sforzate quanto te pare, l'importante era arrivarci e ci siamo arrivati. Prima di iniziare, tra l'altro, sono andato allo stadio grazie a Sportium Lab. Lo dico sempre, andate su Sportium Lab su Instagram, che vi regala i biglietti se vincete i contest. Milan Inter Juve, Roma Lazio Napoli, eccomi qua per la Roma. Quindi mi raccomando, vi lascio il link in descrizione alla pagina Instagram, andate su Sportium Lab e provate a vincere questi biglietti. Vi dicevo, parliamo di Roma. Che sofferenza, ragazzi, che sofferenza. A parte che il Genoa si stava a giocare ai chiavi di casa, io non so com'è possibile, non riesco a capirne il motivo, nel senso che apprezzo sempre chi si impegna tantissimo per dare il massimo, però mi aspettavo che si impegnasse per dare il massimo, non mi aspettavo che gettasse oltre che il sangue anche il pallone oltre le grate alla ricerca disperata di una situazione in cui magari perdevano tempo, il portiere loro era sempre lì per terra, i giocatori cercavano di battere nel peggior modo possibile, più a rilento possibile. Cioè, non lo so, quella cosa lì non mi è piaciuta. Ci stava che comunque loro volessero vincere, ci stava che loro volessero far punti. Alla fine far punti a Roma è sempre una cosa bella, penso, no? Un po' per tutti, cioè, comunque stai giocando contro una squadra che è la sesta forza del campionato, sei il Genoa, ne hai promosso, quindi ti fa piacere far punti a Roma, è una cosa bella a livello progettuale. Non mi piace che però vai addirittura a perdere tempo per far punti a Roma. Questa cosa qui l'avrei evitata. Avrei preferito di gran lunga vedere un Genoa che se la giocava sprombattuto, divertendosi e divertendo. Detto questo, parliamo di noi. Ho fatto 2 miliardi di tiri, tutti fuori, tutti altissimi. Non so che ci avevamo i piedi tarati verso la curva sud. Abbiamo tirato 440 volte in sud. E poi quando abbiamo cambiato campo, diciamo non 440 ma 220 volte in nord, che era comunque tutta romanista. Oggi era chiuso il settore per chi veniva dalla Liguria. Non ho capito perché, in realtà, vi dico la verità, non ho proprio compreso il motivo per cui fosse chiuso. Non ricordo precedenti, ma magari sbaglio io, però era chiuso. E allora era tutto stadio praticamente romanista, c'erano pochissimi tifosi del Genoa, che erano poi quelli residenti non in Liguria, quindi questo è quanto. Stadio tutto giallo-rosso, vi dicevo, non prendiamo la porta manco a pagare, non so la ragione. Loro giocano principalmente di rimessa, sono chiusi per tutta la partita, non siamo precisi per niente. Vi dico che più guardo la Roma e più sono positivo negli ultimi 4 anni, è diventata una parola vietata dal vocabolario. Sono ottimista per quanto riguarda Baldanzi, sono molto ottimista perché mi sembra sempre più Paolo Dybala. Lo so, mi fa ridere come cosa, però lo stile è quello, l'idea è quella, il gioco è quello, come si muove è quello, l'impostazione è quella, i ritmi del gioco sono quelli. A me, non so per quale ragione, ma a me Baldanzino mio mi ricorda sempre più Paolino Dybala, il che non può che farmi estremamente contento. Sì, ancora cresce tanto, ok, magari qualche volta perde il tempo di gioco, magari qualche volta il ritmo gli manca, però piano piano, una cosa per volta. Non è che bisogna necessariamente per forza di cose dover overperformare a 22 anni, a 23 anni. Sei appena arrivato, stai giocando in modo centellinato, mi va bene così. Lukaku ha fatto giusto una bella azione in cui era partito palla al piede, ma poi è stato fermato. Ma aveva fatto una bella cosa in realtà. Era l'ultima di Lukaku a Roma. A Roma, giocherà l'ultima, scusatemi, fuori casa esterna contro l'Empoli. Però comunque si tratta pur sempre di una partita che non giocherà in casa, quindi al momento sono molto contento, ma molto 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 contento per la stagione che ha fatto. Non rimarrà chiaramente, ma per niente, ma assolutamente no, non rimarrà
a Roma, mi dispiace, me lo sarei tenuto molto volentieri, credo che l'unico sostituto per quello che chiede De Rossi e per quello che fa Lukaku in attacco possibile sia Zirkzee, ma Zirkzee non lo prenderei mai perché c'è la concorrenza anche di Mizia qua pelata, quindi dimenticati immediatamente di Zirkzee. Io Lukaku con un grosso sconto sull'ingaggio da parte sua e un grosso sconto sul trasferimento da parte del Chelsea me lo sarei tenuto, però comunque questa sarà l'ultima partita in casa di Romelu Lukaku e lo salutiamo così. Per quanto riguarda la partita in sé, contentissimo per il per quanto è stato tributato a Kevin Strootman, perché dal mio punto di vista lo meritava, cavolo se lo meritava, bello proprio Kevin Strootman, che è stato amato dall'inizio fino alla fine dai tifosi della Roma, applaudito all'inizio, applaudito durante la partita, applaudito quando è uscito a fine partita, è andato sotto la Sud ed è stato comunque abbracciato dalla Sud, perché oggi si ritira Strootman e per Roma Strootman è stata una grande cosa, quindi bello anche vedere quella situazione lì in cui nonostante tutto ci sia un amore incontrastato verso un giocatore che comunque non ti ha portato trofei, non ti ha portato niente di importante, anzi addirittura l'ha portato una minusvalenza per colpa, poverino, del suo infortunio, eppure nonostante ciò la Roma ha continuato ad amarlo in modo incontrastato. Non posso sinceramente che essere contento per quanto gli sia stato tributato. Alla fine il gol lo facciamo, e lo facciamo con Lukaku proprio, è vero, ero lì a dirvi l'ultima di Lukaku in casa, ha segnato Lukaku alla fine ragazzi, ha segnato Lukaku sul pallone di El Shaarawy, sono contento, Dio, me l'ero dimenticato, non so perché, mi era un attimo dato in palla il cervello, sono contento del fatto che abbia segnato Romelu Lukaku proprio il gol dell'ultima sua partita in casa, bel gol tra l'altro, stacco di testa importante. Per il resto la Roma è tanto imprecisa, delle volte non prendiamo la porta, abbiamo una sola grande occasione in cui Martinez fa una gran parata, poi dall'altra parte hanno un'occasione loro dove Svilar fa un autentico miracolo, ad onore del vero è proprio un autentico miracolo, ma era fondamentale riuscire a non... A strappare almeno cioè a strappare non almeno a strappare la vittoria in casa con il Genoa, anche perché ora ripeto, io non credo minimamente alla Champions League, ma perché sì, arrivo, non credo minimamente nella Champions, è un, secondo me un troppo grande ostacolo da superare, al momento non riesco a crederci perché è veramente tanto difficile che la Roma ci riesca, vi dico la verità, ma è veramente tanto difficile, perché poi non dipende più da noi. Ok, a questo punto sei arrivato sesto, quindi intanto la Lazio l'hai messa sotto e mi sembra un aspetto positivo considerando come stavano andando le cose. Sotto la Lazio non volevo arrivare, volevo quantomeno riuscire a sistemare la situazione, quindi questa cosa qua mi può andare almeno bene. Detto questo, l'altro nodo importante appunto era riuscire a concludere. Adesso aspettiamo quello che succede negli altri campi, aspettiamo quello che succede sponda Atalanta, aspettiamo quello che succede per quanto riguarda quinto posto dell'Atalanta, che credo fortemente non arriverà, nel senso penso che prenderanno posizioni superiori, anche perché domani c'è Bologna-Juve, è difficile vedere l'Atalanta non quarta o non terza, per colpa di sta regola che arriva per forza quinti, è praticamente infattibile dal mio punto di vista che riusciamo a vedere tutte le cose come devono andare, e poi l'Atalanta deve superare l'ostacolo Leverkusen, che forse è la cosa più difficile in assoluto da fare, dubito fortemente, però tanto il sesto posto lo siamo preso, vediamo quello che succede, fatemi sapere la vostra, ciao.